armonicamente insieme un progetto dell'Associazione Filarmonica Castellamonte della Scuola di Musica eh, Romana. Che cos'è questo progetto? È un progetto a cui teniamo particolarmente, ci abbiamo pensato per, per alcuni mesi e finalmente siamo riusciti a organizzare questo progetto che riguarda eh, i ragazzi, soprattutto la fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, ma poi anche dagli 11 ai 18 anni, eh, che hanno diverse disabilità. Pensiamo che la musica possa avvicinare eh, tutti i bambini e quindi eh, per questo motivo abbiamo pensato di organizzare questi corsi di musicoterapia affiancati anche a una terapista occupazionale che possa seguire questi bambini in un processo, in un percorso di avvicinamento alla musica. Eh, sono diversi, sono tre progetti specifici a cui noi abbiamo eh, ipotizzato di eh, soffermarci. Il primo soprattutto, quello a cui mh, siamo più legati, è il progetto legato al, al, mh, al concetto della DSA e quindi ai disturbi. Per dell'autismo. Eh, questo ehm, progetto è un progetto a cui teniamo particolarmente, e infatti abbiamo anche ipotizzato e pensato eh, di eh, omaggiare, di regalare, di autofinanziare quattro posti gratuiti eh, con un ciclo di otto lezioni che si alterneranno in tre cicli durante l'anno scolastico, eh, in modo da Appunto, favorire eh, l'accessibilità a questo corso a un numero sempre maggiore eh, di, di bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Tre, eh, possiamo dire, mh, esperimenti, anche se alcuni già consolidati: i bambini, gli adulti, gli adolescenti, non solo quelli con eh, disturbi. Mh, del comportamento. Certo, il nostro intento, il fine ultimo è sicuramente l'inserimento e l'inclusività di tutti i bambini all'interno del gruppo, del nostro grande gruppo della scuola che già quest'anno ha uh, avuto un numero uh, molto elevato di iscritti e di bambini che partivano dagli 0 anni fino a, ai 99, possiamo così dire. Uh, quindi mh, il nostro intento sarà quello di includere questi uh, disabili con le più diverse disparate eh, patologie all'interno del gruppo della junior band e del coro che si andranno a formare a settembre. Quindi il nostro pensiero è proprio quello di garantire a tutti, e di nuovo anche questo lo garantiamo in modo gratuito, quindi l'inserimento nella junior band e nel coro lo garantiamo eh, a tutto il gruppo, non soltanto ai DSA, ma a tutto il gruppo della disabil disabilità eh, dal, dai 3 fino ai 18 anni. È possibile sperare, sognare nella banda, quella di Serie A, un disabile domani. Assolutamente sì, eh, non per nulla le nostre professioniste seguiranno in modo eh, individualizzato i mh, singoli ragazzi aiutandoli sia con la scrittura di partiture adeguate ma anche eh, magari di eh, trovare degli strumenti che possono essere utilizzati nelle diverse disabilità o adattare degli strumenti che vengono normalmente utilizzati in banda, per cui assolutamente sì questo è sicuramente il pensiero. Eh a cui noi vorremmo arrivare. Musicoterapia, qual è il vantaggio per questi soggetti di poter seguire corsi di questo genere? Ma sicuramente perché la musica, come ben sappiamo, è un canale non verbale e in questo caso, soprattutto nell'ambito autistico, sappiamo che ci relazioniamo sullo stesso canale del bambino o comunque dell'individuo. Quindi andiamo ad utilizzare un canale non verbale, per loro assolutamente essenziale perché sappiamo quanto può essere complesso uno stimolo musicale e quanto può essere a 360 gradi. Quindi è un parametro che andiamo a sia i fini terapeutici del percorso fine a se stesso, nel senso per il bambino costruito su di lui, sia in funzione di quello che può essere invece l'inserimento nell'ambito di gruppo, quindi anche a livello relazionale, in questo modo andiamo a creare un canale comunicativo nuovo per lui. Un modo per inserirli nella collettività? Ci sono dei risultati con questi eh, metodi? Assolutamente sì, sia per la questione dell'adattamento di strumenti su misura de, per il bambino, sia per il fatto che il bambino si sente accettato perché è, è su misura per lui questo progetto, quindi sentendosi accettato e accolto riesce anche a esprimersi meglio, sia in quanto individuo, sia in quanto capacità che vengono poi dopo ovviamente tirate fuori all'interno del percorso. Quindi eh, ragazzi, giovani, bambini che riescono ad esprimersi ma che escono anche da un isolamento che è, è veramente brutto per loro. Assolutamente, si crea una sorta di finestra nuova verso la realtà, un contatto nuovo, la creazione di una realtà proprio su misura in cui non ci si sente inadeguati. La musica è uno strumento potentissimo che mette eh, in relazione le persone e hm, io eh, come terapista occupazionale cercherò eh, di, di offrire un contributo in più eh, per poter finalizzare le, le competenze che i bambini apprenderanno eh, durante le nostre lezioni proprio nella vita quotidiana, no? quindi insegnarli e aiutarli a migliorare le loro ore eh, a scuola, a casa, eh, nei bambini sicuramente quelli più piccoli che la loro attività principale è il gioco, l'apprendimento, lo scoprire il mondo, questa eh, sarà proprio il, il, la sinergia che noi offriremo a questi bimbi. Per i ragazzi un po' più grandi invece eh, saranno anche attività eh, soprattutto musicali, perché è questo il contesto in cui operiamo. La musica, quindi, diventa uno strumento per far capire, soprattutto ai più piccoli, che nella realtà hanno eh, possibilità di espressione anche al di fuori solo dello strumento musicale. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché eh, non, la, la vita non è fatta solo no? di musica e dei momenti in cui si sta nella banda. Eh, L'intento ultimo è quello che loro riescano ad interiorizzare queste esperienze positive e le possano poi utilizzare eh, in tutte le loro attività, in tutti i loro momenti della, della loro giornata, della loro vita. Partecipando a questi corsi si può capire che c'è una vita, che c'è un'operatività, un'utilità anche di questi soggetti. Ah, assolutamente sì, per essere così un po' romantici, che a me piace molto, il nostro intento è quello proprio di eh, riuscire a fargli capire che è possibile una vita felice insieme alla propria malattia, perché attualmente noi non abbiamo la possibilità eh, di curare, ma abbiamo la possibilità di eh, integrare. Eh, questa particolarità di questi ragazzi nella loro vita, aiutandoli a, eh, a condurre delle vite normali rispetto a quelle che sono le loro possibilità. Per l'ASL è una nuova opportunità perché il territorio è importante e perché per i vostri soggetti vivere il territorio è importante. Assolutamente sì, infatti quello che mi ha colpito di questo progetto sono stati due aspetti. Un primo aspetto quello del desiderio di fare rete. Questi nostri bambini, metto autistici bambini disabili, sono bambini complessi e ognuno deve contribuire per la propria professione, mettere insieme un mosaico che possa fare da rete per sostenere i bambini e le loro famiglie. Quindi, eh, il fatto che in questo progetto sia già previsto un lavoro di rete con l'ASL, con le famiglie e con gli operatori della Casa della Musica eh, è già vincente in partenza. Oltretutto, offre delle opportunità ulteriori sul nostro territorio. Noi, come si sa, non ne abbiamo tante di risorse, anzi sono piuttosto finite e quindi ogni opportunità di poter dare a questi bambini senz'altro una possibilità di integrazione e una possibilità di lavorare sul principio del piacere, perché va bene la terapia, ma fa bene tutto quello che piace. Quindi l'esperienza musicale, se è gradita, è sicuramente terapeutica, come sono terapeutiche le ferie quando uno è stanco e smette di lavorare. In più diciamo, il valore aggiunto è il fatto che ci siano dei professionisti, quindi delle persone preparate che sappiano gestire, condurre e lavorare insieme su questi bambini. Quindi questo ha fatto sì che abbiamo aderito diciamo, ad appoggiare questo, questo progetto, questi progetti. Quando si parla di assistenza sanitaria si pensa all'ospedale, chiusi all'interno delle loro mura, invece nel vostro DNA c'è quello di aprirvi al territorio. Noi siamo sul territorio, i nostri bambini sono tutti inseriti a scuola, nelle scuole normali con i compagni, con delle difficoltà anche perché appunto servono delle risorse non sempre ci sono. Eh, alcuni frequentano circoli sportivi, alcuni circoli ricreativi e quindi perché no, anche circoli musicali, il fatto dell'integrazione nel coro della banda è un altro esempio, appunto, di far parte di questo territorio, così come i compagni di classe e il vicino di casa. Comune di Castellamonte è ancora impegnato a sostegno di questa iniziativa perché voi avrete anche una parte in questa iniziativa. Al di là del fatto che voi nella rete ci credete, sì, eh, nella rete ci abbiamo creduto da sempre. Sono nove anni ormai che siamo ne sono nell'amministrazione comunale e da sempre ho sostenuto che da soli non si va da nessuna parte. Se uniamo le forze, qualcosa riusciamo ad ottenere. E questa è la dimostrazione che, eh, appoggiandoci ai progetti dell'ASL, siamo riusciti già a intervenire all'interno delle scuole per alcune progettualità. Per esempio, sull'alimentazione, su quello che è il comportamento dei ragazzi, condividendo le problematiche e oggi ancora di più con la disponibilità che ci viene offerta dalla Filarmonica di Castellamonte di poter svolgere quel qualcosa di diverso che finora non era potuto essere realizzato. Quindi, benvenga questo nuovo progetto della Filarmonica. Poi ci sarà anche la possibilità per le fasce più deboli diciamo, di eh, partecipare ad armonicamente, perché magari non possono. Voi come comune sarete un po' da tramite con gli organizzatori per capire chi magari ha bisogno e potrà comunque, anche se non se lo potrebbe permettere, partecipare. Certo, condividendo con i funzionari dell'ASL, con i servizi sociali, verranno segnalati i ragazzi che avranno bisogno di questi servizi e si farà in modo di aiutare quelli che eventualmente non avranno le possibilità e quelli che avranno la possibilità aiuteranno gli altri a far sostenere questo progetto. Armonicamente abbiamo visto un progetto interessante, ma per partecipare, per essere parte di questo progetto come si fa? Sul nostro sito saranno pubblicate a breve le descrizioni dei tre progetti. Sarà possibile eh, visionare e leggere quelle che saranno le modalità di eh, intervento del, del corso. Eh, ci saranno i curriculum delle due eh, professioniste, così si potrà anche capire meglio qual è stato il lavoro e qual è il curriculum che le lega a questa professione. E il, le iscrizioni partiranno praticamente da subito e termineranno eh, il, con la fine di settembre, perché poi ci sarà l'inizio delle lezioni il 3 di ottobre, quindi settimana eh, della prima settimana di ottobre partiranno i corsi effettivamente. Ricordiamo il sito? Il sito è www.bandacastellamonte.it.